Il Dariosauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We cross innovate. Buonasera, buonasera a tutti. Mancano poco più di 4 giorni alla fine della campagna elettorale. Come vedete, i toni si accendono sempre di più. Ogni giorno adesso i fuochi d'artificio diventano bombe nucleari. Normale, una cosa assolutamente normale. Il destino di questa campagna elettorale si vedrà dopo, nel senso che tutti dicono che dopo questo voto qualcosa succederà. Perché? Perché la campagna elettorale per le europee, almeno in Italia, è tutta vissuta con uno sguardo all'interno di quello che accade, insomma, nel nostro paese. Uno studio recentissimo, proprio condotto in questi giorni da un'università italiana, ha stabilito che dei 28 paesi dell'Unione, compreso il Regno Unito, che in realtà ha un piede fuori e un piede dentro, nei 28 paesi dell'Unione il tema dei migranti, come dire, è al centro della campagna elettorale praticamente soltanto in Italia e in Ungheria. Ecco perché noi abbiamo intitolato ancora una volta questa trasmissione La guerra sui migranti, perché questa campagna elettorale è anche una continua battaglia su temi che riguardano sì l'Europa, ma soprattutto appunto ciò che avviene al nostro interno. Questa sera noi ospitiamo, come da tradizione, un esponente di un partito. È l'ultimo in vista di questa campagna elettorale. Io ve lo presento subito, è l'avvocato Elisabetta Fatuzzo. Buonasera. Buonasera, grazie dell'invito. Buonasera. L'avvocato Fatuzzo è candidata di Forza Italia nella circoscrizione nord-ovest, ma è, come dire, rappresentante anche di un partito, di un piccolo partito, che è il Partito dei Pensionati, per il quale è stata anche consigliere regionale per 4 legislature proprio in Lombardia. Allora, cioè, avvocato Fatuzzo, ma perché questa campagna elettorale per l'Europa non è mai decollata? In realtà siamo sempre rimasti, come dire, ancorati, aggrappati alle questioni nazionali. Perché credo che faccia comodo, soprattutto ai partiti di governo, rimanere su temi di scontro, in modo da coprire, vuol dire, tutta la destra e tutta la sinistra e cercare di oscurare i problemi veri e quindi i discorsi seri sull'Europa che invece si dovrebbero fare in una campagna elettorale molto importante che è per le elezioni europee, perché non dimentichiamo che dall'Europa e le decisioni, le direttive che provengono dall'Europa poi le viviamo tutti i giorni, perché ormai circa l'80% delle leggi approvate in Italia sono attuazione di direttive comunitarie, quindi l'Europa ha sempre più importanza. Ha sempre più peso e dovremmo parlare di Europa. Penso che sia solo una questione politica, per cui ogni giorno ci sono litigi e si parla di questioni. Si trova sempre un motivo per uscire da questo dibattito. 031 33 00 655 è il numero di telefono che voi ormai conoscete, i nostri telespettatori più affezionati conoscono, per dialogare in diretta con il nostro ospite. 335 70 84 396 per inviare messaggi WhatsApp che noi leggeremo ovviamente durante la trasmissione. Ecco, non le sembra però che discutere di tutto tranne che di Europa sia un po' come ingannare l'elettore? Perché in fondo l'elettore deve decidere sul destino dell'Italia dentro il Parlamento europeo, ma in realtà vota con lo sguardo rivolto all'interno, cioè con lo sguardo rivolto a Roma, non a Bruxelles o a Strasburgo. Sì. L'inganno è terribile perché si parla di, ad esempio, questioni di migranti, ma se vogliamo parlare di ripartizione dei migranti, oggi votare un partito sovranista come la Lega, Fratelli d'Italia, significa non avere alcuna ripartizione in Europa dei migranti. Quindi cioè, tenerceli tutti. Pronto? Esatto. Pronto? Pronto? Sì, buonasera, chi parla? Buonasera, sono Giuseppe. Buonasera Giuseppe, da dove chiama? Tradate, prego Giuseppe. Niente, visto che si parla di Europa, di elezioni amministrative. Scusi Giuseppe, può parlare un po' più forte? O chiedo alla regia di alzare un po' l'audio perché io sento no, poco. No, a lei, scusi. Adesso.
Niente, stavo dicendo che è bello parlare di Europa, eccetera, ma io mi fermerei anche in Lombardia senza andare più in là. Sì. Visto che la fa tutte da anni il Consiglio regionale, prima il papà. È stata, sì, adesso in questa legislatura non lo è, ma lo è stata per 4 legislature, sì. Esatto. Vorrei sapere cosa pensa della sanità lombarda, una volta detto eccellenza. No, mi faccia finire, scusa. Sì, prego. Una volta detto eccellenza. Oggi lasciamo perdere perché sono tutti gli ospedali senza personale, tende, di tutto. E per di più si pensa di fare un ospedale nuovo a Trabusto e Gallarate, laddove negli ultimi 30 anni, parlo documentato, sono stati spesi qualcosa come oltre 80 miliardi milioni di euro, scusi, solo per Gallarate, Busto Trallate e Saronno, a parte l'ospedale nuovo di Varese. Quindi io non penso che uno che ha una casa dopo 40 anni o 30 anni la butta via e nel frattempo sì, dipone ho capito, ma perché c'è, scusi, c'è un progetto di costruire un nuovo ospedale a Busto? Sì, purtroppo sì, per un impegno di spesa preventivato di 350 milioni, sa cos'è il preventivo, lei lo saprà meglio di me, no? Certo. Che poi non finisce mai così. Va e bene. Quindi quei soldi si potrebbero usare per ridare fiato e ossigeno agli ospedali in Lombardia, tutti, e in provincia di Varese in modo particolare. Grazie Giuseppe. Ecco, vabbè, Giuseppe, diciamo, parlavamo di Europa, siamo tornati in Lombardia, però la sanità è un tema comunque che interessa sempre tutti. Io non sapevo, devo essere sincero, perché non seguo la cronaca l'amministrativa, diciamo, della provincia di Varese, però Giuseppe si lamentava di questa idea, come dire, di costruire un nuovo ospedale a Busto, 350 milioni, quando magari la sanità in Lombardia avrebbe problemi diversi da risolvere. Indubbiamente, ci sono grossi problemi sulla sanità, anche se la Lombardia è un'eccellenza ed è ancora una delle migliori sanità regionali. Ma su Busto lei ha un'idea o...? Allora, è allo studio, ci sono già degli stanziamenti, io spero, immagino che abbiano fatto, non sono consigliere regionale attualmente, ma immagino che abbiano fatto degli studi di fattibilità e che sia un miglioramento, almeno spero. Però mi riprometto di verificare questa cosa. Assolutamente. Pronto? Buonasera Dario. Buonasera Gregorio, buonasera. Niente, io vorrei dire qualche cosa sugli migranti. Sì. Allora io la signora, no, che è di Forza Italia. Sì, è candidata di Forza Italia, ma è espressione di un partito alleato con Forza Italia che si chiama Partito dei Pensionati. Ho capito, però loro quando il PD governava l'hanno appoggiato proprio loro il PD e ha fatto quello che ha fatto, cioè ci hanno invaso. Poi questa storia qui della ripartizione, ma dove c'è scritto che questa gente deve arrivare qua in Europa e poi dove bisogna smistarla? Questa è un'invasione, ma in nessun Stato succede questa roba qua. Provi ad andare in America, provi ad andare in Australia, provi ad andare in Canada, è una vergogna. Questa qui è proprio speculare sulla povera gente, ci hanno levato via tutti i diritti a noi italiani per prendere questa gente a lavorare a quattro soldi per mantenere i loro privilegi, perché degli italiani non gliene frega niente a questi che ci governano. Il problema è questo, cioè, ci vogliono intercambiare, Dario, ci vogliono intercambiare. Cioè, secondo te c'è questa idea, ho capito. Va bene, Gregorio, ne parliamo con la nostra ospite. Grazie. E allora Gregorio dice due cose, che una è una classica, diciamo, una questione che viene spesso tirata in ballo, cioè si dice che qualcuno abbia addirittura alimentato l'immigrazione per cambiare proprio la geografia demografica del nostro paese. Sembra un po' tanto come, però insomma, lei qual è la sua opinione? È una teoria molto interessante, ma è difficile averne le prove, mettiamola così. Non credo. Credo che sia un fenomeno, come purtroppo accade, ne abbiamo avuto negli anni scorsi uno molto, forse più importante come numeri dall'est europeo, dall'Albania. Abbiamo avuto una invasione anche lì, se la vogliamo chiamare così, sono arrivati 27.000 persone tutte in un giorno. Io credo che... Sì, perché, mi scusi, dobbiamo ricordare che oggi in Italia le comunità straniere più, diciamo, più grosse sono quella romena e sono quella albanese, cioè sono proprio quelle che provengono dai paesi
ex, dell'ex Est Europa, insomma dell'Est Europa, non sono sì. quelle del... Certo, poi ci sono anche in realtà i marocchini e i tunisini che sono comunque un buon numero, però non sì. sono quelli dell'Africa subsahariana che sono, diciamo, i disgraziati, lo dico tra virgolette, ma perché non saprei definirli diversamente, sì. cioè le persone che hanno più bisogno certo. o che sono i più disperati. Per cui voglio dire, non è la prima volta che ci troviamo davanti a un fenomeno migratorio così, diciamo, importante. Il problema è, sì, non c'è scritto da nessuna parte che devono sbarcare in Italia, tant'è che sbarcano dove riescono, in Grecia, in Spagna, in Italia. Non c'è scritto da nessuna parte che li dobbiamo accogliere, ma c'è scritto che se una nave italiana vede un barcone che affonda, li deve salvarli e dopodiché portarli in un porto sicuro. E la Libia non è un porto sicuro, soprattutto adesso dove, perché c'è la guerra. Ma detto questo, il problema è che si possono cercare di fermare, ma se non si fermano... Ci deve essere un piano B. Il piano B è la ripartizione dei migranti. I cosiddetti sovranisti, Orban, Kurz in Austria, Polonia, sì. non li vogliono. Diciamo che l'Austria in questo momento ha qualche altro problema. Ecco, magari ne parliamo dopo. Sì. Pronto? Sì, buonasera, con chi parlo? Buonasera a voi, sono Roberto da Melzo. Da prego, da? Melzo. Melzo, ah, Melzo, sì. Prego, Roberto. Niente, sono sulla linea del telespettatore di prima in quanto qui, e voi dovete dirlo anche chiaro questa cosa qui, perché ne vale il nostro presente e il nostro futuro. Qui c'è in ballo il famoso piano Calergi, finanziato da Soros. Mm. Ecco, e non lo nascondiamo perché lo sanno tutti. Ecco, mi meraviglio della signora Fatuzza. Mm. Tra l'altro conosco suo padre anche... sembrava veramente propenso a difendere i pensionati, ma se lei dice che non è vero questa cosa qui, va contro ogni teoria. Per cui mi ha molto deluso, signora. Arrivederci, comunque qui sì. l'italiano va difeso, qui c'è un'invasione piena. Sì. Ecco, io ve lo dice uno che ha perso tutto, è anche malato, non mi danno un centesimo da 7 anni, ho perso la casa, ho perso tutto. Va bene. Questa è proprio la vergogna italiana. Salve. Grazie Roberto. Ecco, poi parleremo perché questa sera avremo una telefonata, sì. sentiremo un giornalista che ha scritto un interessante libro sulle notizie, sulle false notizie, eccetera, eccetera. Il piano, diciamo, questo Roberto dice c'è questo piano organizzato da Soros. Soros, per i nostri telespettatori, è un, diciamo, un finanziere di grande importanza, un miliardario originario dell'Ungheria, che ha fatto molti soldi e che secondo molti è al centro appunto di una sorta di complotto anti-sovranista, per un complotto mondialista, non so neanche come definirlo. Io personalmente credo che non sia vero, però non lo so, ecco, questo nostro telespettatore invece sostiene che è assolutamente io, così. Io purtroppo non ci sono le prove, non è che io non ho detto non è vero, le prove non ci sono, è una teoria. Quando sarà provata lo vedremo, ma finché non ci sono le prove possiamo fare delle congetture. Io vedo semplicemente che c'è un'invasione, se la vogliamo chiamare così, di migranti che dall'Africa arriva per motivi economici, per motivi di guerra, per i motivi più svariati, ok? Questo siamo d'accordo. Il problema che io mi pongo è, se non si riesce a fermare questo fenomeno, dobbiamo avere un piano B, che vuol dire, visto che arrivano in Italia ma arrivano in Europa, una ripartizione dei migranti la dovremo fare, cioè io pretendo che l'Austria e gli altri paesi di Visegrad, che sono alleati di Salvini e della Meloni, prendano in carico anche loro la loro quota di migranti, perché invece per loro devono rimanere tutti qua in Italia ed è un problema nostro chiudere i confini o non chiuderli. È questo che mi fa arrabbiare, perché invece io ritengo, e Forza Italia ritiene, che tutta l'Europa si debba far carico della ripartizione dei migranti. Con la revisione dell'accordo di Dublino, diciamo così, sì. peraltro per l'accordo però per, diciamo, anche per verità storica, firmato da Berlusconi. Pronto? Pronto, buonasera. Buonasera. Marcello da Roma. Buonasera Marcello. Senta, la signora Fatuzza, voglio fare una domanda proprio sul suo partito, i pensionati. Sì. Senta, signora Fatuzza, io ho contribuito all'INPS per 43 anni, 7 mesi e 6 giorni, perché ho il decreto della Corte dei Conti. Sì. Però questa INPS sembra il pozzo di San Patrizio, che tutti quanti vanno
a prelevare soldi. È vero o non è vero che ci sono extracomunitari che non hanno versato un centesimo, che è uno, e prendono la pensione perché il congiunto ha 65 anni? Non sa nemmeno dov'è l'Italia. Mm. Va bene, queste cose qui bisogna tagliare i cordoni, perché l'INPS la sovvenzionava e pagava i lavoratori che hanno lavorato e si sono spaccati le mani. Questa qui è una cosa che voi dovete sostenere, per poi quello che riguarda l'immigrazione, queste cose qui, è chiaro che c'è un business. Ecco perché l'Europa deve intervenire, perché la sovranità, che si dice con disprezzo, invece è un valore, la sovranità dei popoli, che la sovranità è stata acquistata versando fiumi di sangue, ha capito? E quindi abbiamo i confini vanno rispettati, non basta un pubblico ministero che dà l'ordine di entrare. Però mi permetto, va bene, eccetera, eccetera. Grazie Marcello, la saluto, buonasera. Grazie. Ecco, mi permetto di dire, prima di lasciare la parola all'avvocato Fattuzzo, che in realtà siamo in uno stato di diritto. Allora, il magistrato agisce perché applica la legge, quindi ecco, su questo, diciamo, secondo me bisogna sempre riflettere, perché il magistrato non agisce contro qualcuno, ma il magistrato agisce in conformità alle norme. Siccome è stata sequestrata la nave, non poteva ovviamente lasciare nella nave sequestrata gli occupanti e quindi ne ha ordinato lo sbarco. Ecco, questo perché semplicemente applicando la legge non si può fare altro. Però diceva, intanto le ha posto una domanda tecnica, sì, cioè se è vero che si sono pensionati, che si sono congiunti, quindi presumo che lui parli di, non so, di famiglie, cioè di donne che vengono, che si sono congiunte al marito che veniva a lavorare o viceversa, che poi hanno una pensione, credo, di anzianità dell'INPS. Sì, è vero, nel senso che l'assegno sociale, si chiamava pensione sociale, oggi è l'assegno sociale, che spetta quando non si hanno altri redditi, non si hanno altre pensioni, a 67 anni, spetta agli italiani, ma anche agli extracomunitari che sono sul nostro territorio, che sono residenti e regolari, o lunga residenza o anche poi in base a sentenze a permessi di soggiorno. Però diciamo, lunga residenza è previsto dalla legge, poi la giurisprudenza ha allargato a maggior ragione. Però è vero, ci sono tantissimi extracomunitari che essendo anziani e non avendo versato contributi, certo, prendono la pensione e l'assegno sociale. Vi dirò di più, che prenderanno anche il reddito di cittadinanza. Quindi noi come partito pensionati siamo presenti in Parlamento, dentro Forza Italia c'è mio padre che è deputato. Uno dei primi atti che ha fatto è proprio una mozione che impegnava il governo, che è stata approvata e accettata dal governo, quindi aspettiamo che lo faccia, una mozione che chiedeva di intervenire proprio su questo tema delle pensioni pagate agli immigrati, perché gli immigrati se versano 5 anni di contributi hanno diritto alla pensione, mentre gli italiani se tornano al loro paese, ma mentre in proporzione a ciò no, che hanno versato, certo, sì, quindi comunque sempre abbastanza, sì, poco, sono cifre, sì. Però l'italiano deve lavorare 20 anni. Sì, deve lavorarne 20 anni, sì. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Buonasera, sono Silvano da Bonfalora. Buonasera Silvano, in che provincia è Bonfalora? Bonfalora, provincia di Milano. Di Milano, prego Silvano. Sì, volevo fare una domanda alla signora Fattuzzo, perché l'avevo già fatta a suo padre a suo tempo, sì, però non mi ha risposto. Sì. Il partito dei pensionati, quanti sono gli iscritti? Chiedo alla signora Fattuzzo. Mi dica. Prego, quanti sono gli iscritti al vostro partito? Io ho fatto una domanda alla signora Fattuzzo. Dell'anno scorso saranno, sì, 500. Sì, no, ma dell'anno, sì, scorso, di quest'anno, sì, dell'anno ancora indietro. Sì. Quanti sono gli circa, iscritti al lo ha detto, circa 500. Sì, qual è la sua... Dove perché vuole arrivare? La mia domanda è, se in Italia ci sono 17 milioni di pensionati, sì, no? Come mai il partito dei pensionati non riesce lui ad andare al governo? Glielo dico io perché bella ci sono dei guardi, settori... Se avessi la risposta sarei al governo. No, gliela do io la risposta. La risposta, sì, gliela, prego, do io. È come quello che ha detto prima quel signore, sì, che qua c'è gente che
che qui in Italia c'è gente che viene, prende soldi senza mai aver fatto un'ora di lavoro, parlando degli immigrati, e questo non lo trovo giusto, nel rispetto di chi come me, che dopo 45 anni di contributi, 45, quando io ho firmato un contratto che dopo 35 anni dovevo andare in pensione, io sono andato in pensione dopo 45 anni e prendo 1.198 euro di pensione, 1.168, e a me mi girano le balle. Quando qualcuno mi dice che io sono uno dei fortunati, questo a me non mi sta bene. Va bene. A me non mi sta proprio bene. Grazie, forse... grazie Silvano, sì. Grazie. Però forse questa arrabbiatura la deve avere con chi ha governato fino adesso e con chi sta governando adesso, non con il partito pensionati che non ha mai governato purtroppo, ma che anzi ci siamo sempre fatti un mazzo così, mi perdoni l'espressione, per difendere i pensionati. Io poi come avvocato ho seguito tantissime cause di principio anche alla Corte Europea dei Diritti dell'Uomo e siamo anche riusciti a vincerle per difendere proprio pensionati che, ad esempio, chi aveva lavorato in Svizzera, aveva versato i contributi e poi li ha riportati in Italia, oggi prende una pensione che è un terzo di quella che dovrebbe prendere. Abbiamo fatto ricorsi su ricorsi, siamo arrivati alla Cassazione, siamo arrivati alla Corte Europea. Cioè, per dirle, sono battaglie che noi continuiamo a fare con tutti i mezzi possibili e immaginabili. Mi piacerebbe poter essere al governo, ma dove ci siamo stati? Io sono stata in Regione Lombardia, ci siamo dati da fare. Io ho fatto approvare la legge nell'ultimo anno di Regione Lombardia per mettere le telecamere nelle case di riposo in tutta la Lombardia, e nelle case di riposo e strutture per disabili. È la prima regione, la Lombardia, ad aver approvato una legge di questo tipo, okay, che prevede quindi dei contributi alle case di riposo per mettere le telecamere e proteggere i nostri anziani dai maltrattamenti. Al Parlamento nazionale ne stanno ancora parlando, ancora non l'hanno fatta, è da un anno che hanno detto che la facevano e non l'hanno ancora fatta. Quindi noi, dove siamo stati presenti nelle istituzioni, ci siamo dati da fare. Mi sembra anche... che le domande dei nostri telespettatori abbiano colto, come dire, cioè ci sia un filo rosso, nel senso che i telespettatori dicono i diritti degli italiani sono mortificati o calpestati o in qualche modo sviliti dai diritti degli stranieri. Però in uno Stato come il nostro, cioè in uno Stato di diritto, secondo lei è un ragionamento corretto oppure bisognerebbe, diciamo, guardarla in maniera un pochino più, non lo so, dico io, un pochino più ampia? Cioè, se ci sono determinate regole, perché ci sono, per esempio, perché uno straniero che lavora solo 5 anni in Italia ha poi il diritto, penso quando raggiunga l'età pensionabile, di avere questo ristorno magari al suo paese, che sarà piccolo però, ecco, rispetto a un italiano che deve lavorare 20 anni? Cioè, perché accade questo? Secondo lei è giusto e giustifica questo atteggiamento di arrabbiatura, questo atteggiamento di tensione che notiamo nei nostri telespettatori? Guardi, io credo che non sia giusto, perché si creano queste tensioni sociali, quindi non è giusto che lo straniero abbia dei trattamenti di favore rispetto agli italiani. Però sono state tutte le leggi fino adesso approvate che hanno creato questa situazione. Il fatto che l'immigrato che torna al suo paese si porta via la pensione se ha lavorato con soli 5 anni invece che con 20 anni come l'italiano, è una legge, cioè è un articolo inserito nella legge Bossi-Fini, per dirle. Cioè, si voleva favorire che gli immigrati se ne andassero, esatto. Però quindi l'effetto questo, qual è stato? Che alla fine è la classica eterogenesi dei fini, cioè esatto. si è fatta una legge per andare in un certo modo e poi dopo si è creato un privilegio diverso. Esatto, quindi sono le leggi che si fanno che creano queste tensioni sociali. Poi secondo me adesso sembra che il problema dell'Italia sia l'immigrazione, il problema dell'Italia è la disoccupazione, è il fatto che le pensioni sono basse, è il fatto che non c'è sviluppo economico, che le imprese chiudono. Cioè, io penso che questi siano i problemi, perché se fossimo ricchi non, a caso, non certo, ci sarebbe proprio il problema. Non a caso noi abbiamo titolato proprio la guerra sui migranti, perché sembra proprio che il problema sia questo, quando invece probabilmente nel paese, anzi non probabilmente, certamente i problemi del paese sono tanti, sono diversi tra loro, alcuni diciamo anche di gradazione differente, alcuni molto seri, altri forse un po' meno. Andiamo in pubblicità, torniamo tra 2 minuti con la nostra ospite, con le vostre telefonate.
Siamo tornati in diretta, con noi questa sera l'avvocato Elisabetta Fatuzzo, che è candidata per Forza Italia alle elezioni europee, ma è esponente del partito Pensionati, di cui è stata consigliera regionale per 4 legislature. Pronto? Pronto. Buonasera. Buonasera a lei, buonasera all'avvocato. Io mi chiamo buonasera. Pagani e telefono da Pesana Brianza. Buonasera, io Pagani, lei chiama sempre, ma come si chiama di nome, di battesimo? Enrico Pagani. Enrico, ecco. Se Enrico. Se vuole, gli risolvo tutti e tre i nomi. No, mi basta Enrico, prego. Allora, volevo ricordare all'avvocato che chi ha firmato il decreto di Dublino del, tra il 2001 e il 2003 si chiama Silvio Berlusconi. Sì, l'ho detto anch'io, lei non mi ha ascoltato. No, l'ho ascoltata, ma volevo aggiungere che c'era anche il signor Pisano e il signor Frattini, ministro degli esteri. Poi il signor Berlusconi viene a insegnare a noi cosa bisogna fare. Però c'era anche il signor Maroni, ministro dell'interno, non dimentichiamo. Non era ministro dell'interno, era ministro del welfare. Maroni è stato nel 2008 ministro dell'interno. Comunque diciamo che la Lega non è che stesse a guardare, era dentro il governo. Sì, c'aveva 3 persone. Avevano 13 ministri, certo, per cui la Lega di colpe ne ha molto poche, anche se tutti cercano di adesarle. Ma era per essere per, no, glielo dico Enrico, perché per essere bisogna sempre essere onesti, no? Non è che in quel momento la Lega non abbia condiviso questa scelta, perché abbia pazienza, quando lei va al Consiglio dei Ministri e si trova 9 ministri contro e 3 va a favore, va bene, per carità, che passa la legge. Va bene. Prego, cosa voleva aggiungere? Alcune altre cose, perché ho dovuto fare delle digressioni. Il signor Berlusconi poi ha appoggiato un governo del signor Monti che ha massacrato i pensionati. La signora Fatuzzo forse se l'è dimenticata. Mantenere quei signori clandestini che arrivano in Italia è costato 19 miliardi in 4 anni, con l'appoggio del signor Berlusconi, governo Monti, governo Letta e governo Renzi. Come fa a appoggiare un venditore di fumo come il signor Berlusconi, cara signora? Va bene, glielo chiediamo. La ringrazio. Grazie, grazie Enrico, buonasera. Grazie. Ecco, sui 19 miliardi non so, perché è una cifra così, io non ho una rispondenza. Però la domanda di Enrico è molto chiara. Come fa lei ad appoggiare Berlusconi oggi, lo stesso Berlusconi che dando il suo voto al governo Monti, secondo la tesi di Enrico, ha massacrato i pensionati? Sì, allora, la legge Fornero è una legge sbagliata. Noi abbiamo votato la sfiducia al ministro Fornero quando abbiamo avuto la fortuna di avere un deputato. La legge Fornero però è stata approvata in un momento, io non sono d'accordo sulla legge Fornero, anzi abbiamo raccolto le firme per il referendum contro la Fornero e in Regione Lombardia ho promosso l'approvazione della richiesta di referendum regionale contro la legge Fornero. È stata approvata, votata anche da Forza Italia, in un momento in cui l'Italia stava andando economicamente a gambe all'aria e quindi si voleva salvare la situazione economica. Quindi io ritengo che chi l'ha votata l'abbia fatto nella sua testa in buona fede. Che poi la legge Fornero abbia creato il danno che è sotto gli occhi di tutti, siamo assolutamente d'accordo. Quello che io vi invito però a guardare è che, ad esempio, la legge Fornero ha bloccato la rivalutazione delle pensioni nel 2012-2013, se vi ricordate, ok? Fatto perché bisognava salvare l'Italia. Adesso questo governo giallo-verde ha di nuovo tagliato la rivalutazione delle pensioni, stesse pensioni, sopra i 1.500 euro lordi al mese, per 3 anni, per trovare i soldi per pagare il reddito di cittadinanza. Allora, il blocco della rivalutazione fatta con la legge Fornero, dico, quantomeno era per salvare l'Italia, ma questo taglio della rivalutazione del governo Lega 5 Stelle per pagare il reddito di cittadinanza non è forse anche peggio del blocco della rivalutazione della legge Fornero? Perché è stato fatto quando non ce n'era bisogno, cioè i pensionati sono stati usati come bancomat un'altra volta, cioè io vi invito a riflettere su questo. Pronto? Buonasera Dario. Buonasera Carlo, buonasera. Saluto Elisabetta, gli faccio tantissimi auguri. Buonasera. Auguri Elisabetta. Ciao, buonasera. Ciao carissima. Allora Dario, il problema di questo paese è la mancanza di verità. La mancanza di verità nella classe dirigente che si perde
per un pugno di voti in una marea di inesattezze, soprattutto di falsi compromessi. Mm. È chiaro che la legge Fornero e l'Elisabetta sa chi sono io, sono uno che ha aspettato 6 anni per andare in pensione, forse sono uno degli esodati più vecchi e so cosa vuol dire, posso parlare in prima persona. È stata una cosa dolorosa, ma in quel frangente probabilmente, adesso tutti si riempiono la bocca e per dirlo io, probabilmente era una cosa che nessuno poteva non fare. E questa cosa qui è il riscontro di questo governo che ha tanto decantato che avrebbe tolto la Fornero, invece ha fatto solo un piccolo provvedimento per accontentare una piccola fascia di persone che, per l'amor di Dio, andranno in pensione, ma non risolvono tutto il problema dell'INPS. Io volevo chiedere a Elisabetta, ma l'INPS, secondo te, se non si fa questa benedetta riforma, quanto potrà stare ancora in piedi? Secondo me pochissimo, perché è solo questione di tempo e poi salta tutto in aria. Ti ringrazio, tanti auguri. Grazie, ciao, grazie, ciao, grazie Carlo, grazie. Beh, la domanda è chiara e molto netta. Sì, il problema è che l'INPS per ora sta in piedi. Allora, io farei una riforma dell'INPS in questo senso. Ci vorranno degli anni perché si può fare solo gradualmente. Oggi abbiamo un sistema cosiddetto a ripartizione, cioè chi versa oggi i contributi... paga le pensioni di quelli che sono qui. Esatto. Mentre si dovrebbe passare gradualmente, altri paesi l'hanno fatto, lo stanno facendo, a un sistema a capitalizzazione, cioè che i contributi versati dal lavoratore vengono capitalizzati appunto e usati per pagare la sua di pensione, non quella di qualcun altro. Come i fondi di investimento, esatto, diciamo. Esatto. Questo sarebbe la riforma da fare. Perché altrimenti siamo schiavi, cioè il pensionato è schiavo del lavoratore che sta lavorando adesso, non va bene perché lui ha pagato, sì, per la sua pensione. Soprattutto perché con l'incremento dell'età, sì, cioè con l'aumento degli anziani, il problema è che il rapporto tra lavoratori attivi, esatto, e lavoratori pensionati tende a diminuire. Esatto, quindi... è quello il problema. Pronto? Sì, pronto. Sì, buonasera. Buonasera. Con chi buonasera. Parlo? Pronto? Sì, come si chiama? Da dove chiama? Ah, io Giuseppe, da Inveruno. Prego Giuseppe, prego. Ecco, senti una cosa. La signora Fattuzzo prima ha detto che in Italia manca il lavoro. Da sì, Inveruno, sì, provincia sì, di Milano. Sì, 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 no, non ci ascolti alla televisione. Tolga l'audio, ci senta direttamente al telefono, sì, perché sennò arriviamo un po' in ritardo. Ok, allora, la signora Fattuzzo ha detto che il problema in Italia è il lavoro. Però la mia domanda è questa, io sono 10-15... Pronto? Sì, sì, l'ascoltiamo benissimo. La mia domanda è questa, come mai non c'è lavoro in Italia? Noi siamo entrati nell'euro 20 anni fa quasi, 16-17 anni fa, no? Sì. Ci avevano promesso che tutti ci saremmo arricchiti, invece siamo proprio conciati come dei poveracci. L'altra domanda che le voglio fare alla signora Fattuzzo, come si fa a creare il lavoro se nell'Europa, in tutto questo cerchio qua di nazioni che fanno parte dell'Europa, hanno una tassazione diversa? Uno che vuole aprire un'attività, ma la mia è una domanda semplicissima, uno che vuole aprire un'attività, dov'è che la vado? Certo, lei pone il problema dell'armonizzazione delle politiche fiscali. Adesso ma questo, certo, facciamo rispondere alla nostra ospite, poi dopo devo andare in pubblicità. Grazie Giuseppe, grazie. Ecco, infatti per esempio lo stesso Romano Prodi in un articolo che ha scritto domenica sul Messaggero ha detto che secondo lui i due grandi problemi dell'Europa sono la costruzione dell'esercito unico e l'armonizzazione delle politiche sociali e fiscali. Ecco, lei è d'accordo con quello che dice anche il nostro ospite, con quello che dice Prodi? Con quello che dice Prodi per principio non sono d'accordo. Però in questo caso non ha detto due cose, cioè sono due cose secondo me condivisibili. Però, anche. Adesso al di là della battuta, sicuramente condivisibile. Allora, il problema fiscale, ha ragione il telespettatore, se c'è il Lussemburgo che è un paradiso fiscale è chiaro che tutte le grandi aziende vanno a mettere la sede là,
per pagare meno tasse. Quindi in Europa c'è un problema di armonizzazione fiscale, si dovrà fare, sperando che i sovranisti lo consentano, perché altrimenti se ogni paese vuole fare quello che vuole e non vuole armonizzarsi con gli altri, siamo rovinati. Sì, perché la interrompo, ricordiamo per esempio che sabato scorso a Milano c'è stata la manifestazione dei sovranisti, intervistato al Corriere della Sera, il capo dei sovranisti olandesi, Wilders, ha detto: ma io le politiche fiscali, ognuno faccia a casa sua quello che vuole, io tengo ovviamente a difendere gli olandesi e quello che vogliono gli olandesi. Ecco, se queste sono le premesse, un problema c'è. Esatto, ma anche gli austriaci hanno detto che il problema del debito italiano, appunto, è un problema nostro, non hanno nessuna intenzione di aiutarci, né di darci più flessibilità, né di pagare il nostro debito, ovviamente. Se sommiamo i sovranisti, in Europa non riusciamo a costruirla, l'Europa quella vera, quella che vogliamo tutti. Quindi secondo me è da fare, ma nel programma di Forza Italia c'è questa cosa dell'armonizzazione fiscale, perché non deve essere consentito che ci siano paradisi fiscali all'interno dell'Unione Però Europea. Però è un problema molto serio costruirla politicamente questa armonizzazione, perché bisogna che votino, bisogna che il Consiglio d'Europa, cioè che tutti i governi votino questa cosa qua. Sì. Non è così semplice, diciamo. Esatto, se ci troviamo tutti i governi sovranisti, il nostro sovranista non sarà d'accordo, immagino, perché vorrà decidere le politiche fiscali a casa propria, a meno che siano convenienti per l'Italia, ma a quel punto non saranno convenienti per l'Austria o per il Lussemburgo e viceversa. Io spero che vincano le forze moderate, le forze ad esempio del PPE, come Forza Italia. Perché? Perché siccome chi governerà l'Europa saranno i gruppi politici più numerosi del Parlamento Europeo, che sono, lo ricordo, il Partito Popolare Europeo e il Partito Socialista Europeo. Però e anche i Liberal Democratici. Anche i Liberal Democratici. Però io spero che ci siano più italiani nel Partito Popolare Europeo, che è quello che governerà, perché è lì che dobbiamo far sentire il peso, dove poi si va a decidere su queste cose, sulla ripartizione dei migranti e su tutti gli altri problemi che abbiamo. Poi, creare il lavoro, mi chiedeva il telespettatore, no? Sì, come si crea lavoro? Dice, allora, l'Europa non è tutto negativo. Adesso noi tendiamo a vedere l'Europa come la causa di tutti i nostri mali. Non è così. Se vi ricordate, prima dell'euro noi avevamo i bot BTP che davano interessi del 10%, avevamo una inflazione del 10%. L'Europa ha contribuito alla stabilità dei prezzi, abbiamo la moneta dell'euro che è molto forte, compete con il dollaro, con altre monete internazionali. Ci ha dato una stabilità economica che per noi magari è difficile capire. Ma su questo magari vedremo più tardi un video, un report di Milena Gabanelli che ci spiega in pochi minuti anche proprio quali sono i vantaggi, quali sono stati i vantaggi dell'Europa. Okay. Io adesso devo mandare la pubblicità, poi rientreremo con un ospite telefonico che in qualche modo risponderà anche alla sollecitazione del nostro amico Carlo sulla verità e sulle inesattezze che ormai la fanno un po' da padrona nel nostro dibattito. Subito dopo la pubblicità, un paio di minuti, torniamo con Elisabetta Fatuzzo e con le vostre telefonate e la discussione, diciamo, su questi argomenti. Siamo di nuovo in onda, in diretta dagli studi di Como, di Via Sant'Abbondio, con Elisabetta Fatuzzo, candidata di Forza Italia nella circoscrizione nord-ovest per le elezioni europee di domenica prossima. Elisabetta Fatuzzo, che è candidata, diciamo, con Forza Italia, ma è esponente del partito Pensionati. Noi oggi, stasera, abbiamo al telefono un ospite graditissimo, un collega, quindi mi permetterete di chiamarlo, diciamo, di dargli del tu, come si usa tra giornalisti. Ve lo presento subito, è David Puente. Buonasera, David. Buonasera a tutti. Ecco, scrittore, giornalista e autore di un libro molto interessante, Il grande inganno di Internet, pubblicato dalla casa editrice del Corriere della Sera, Solferino. Ecco, vediamo la copertina. Devo dire che David fa un mestiere un po' particolare. Cioè, lui è una persona che scova in rete, diciamo, le false informazioni, le bufale, le notizie
le fake news, no? E, diciamo, fa quello che viene definito in termine tecnico il debunking. Vuoi spiegarci che cosa, in che cosa consiste il tuo lavoro e perché hai scritto questo libro? Allora, sostanzialmente il mio lavoro è quello di identificare o comunque di ricevere, come mi capita spesso, segnalazioni di contenuti un po' strani che insomma sembrano troppo, diciamo, tra il verosimile e il troppo assurdo. Le bufale, la disinformazione, tutte queste cose qua, io semplicemente le verifico, vado a vedere se sono notizie vere oppure se sono notizie false, le spiego allo stesso tempo agli utenti per capire qual è stato l'inganno in cui sono caduti e soprattutto, poi rispetto anche ai miei colleghi, io vado anche a cercare la fonte di chi l'ha diffusa, perché bisogna anche capire se c'è un'intenzione malevola oppure certo, no, nel diffonderle. Ecco, e nel mio libro cerco di spiegare esatto, questo. Esatto, tra l'altro appunto nel tuo libro, a parte raccontare alcune storiche, perché la disinformazione o la falsa informazione non è qualcosa di moderno, di attuale, di contemporaneo, ma è qualcosa che c'è da sempre. Quindi oltre a un piccolo escursus storico anche su queste false informazioni famose, ci sono anche ovviamente quelle moderne. Ma tu pensi che gli italiani oggi sappiano riconoscere, sappiano come funziona internet e sappiano riconoscere facilmente le fake news oppure no? Oppure questo è uno dei grandi problemi della democrazia di oggi? Ma non è solamente il problema di oggi, come diciamo è un problema che esiste da sempre, fa parte dell'essere umano, cioè noi abbiamo delle credenze, abbiamo delle ideologie, abbiamo delle cose che ci piacciono, che ci fanno arrabbiare. E questi sono proprio quegli elementi che interessano le persone che ci vogliono imbrogliare in qualche maniera, perché se noi ci fanno vedere un contenuto che ci fa arrabbiare, noi non, diciamo, rischiamo di non essere più lucidi e magari non essendo lucidi rischiamo di fare del male a qualcuno o fare soprattutto male a noi stessi, perché poi magari la bufala, la disinformazione potrebbe essere anche essere una truffa, come potrebbe anche essere diciamo, ti potresti anche rovinare la salute, ecco. Sì, no, certo, perché pensiamo alle false informazioni sui vaccini, non so, sui procedimenti di cura di malattie anche gravi attraverso rimedi un po', come dire, non proprio scientifici. Ecco, tutto questo ovviamente poi ha influenza anche gravi, per esempio, sulla salute. Oggi su Corriere della Sera Claudio Magris ha scritto un bell'articolo, non so se tu hai avuto modo di leggerlo, proprio sulle fake news, in cui lui ha detto, perché se la prendeva con chi accusa il Papa di alcune nefandezze, e tra l'altro questo ci permette anche di tornare a una domanda che abbiamo ricevuto da un nostro telespettatore, no? E dice Claudio Magris che anche le notizie parziali, o quelle che lui definisce le notizie settarie, sono false informazioni. Per esempio, una delle notizie che oggi girano su Papa Francesco è quello di essere una sorta di longa manus di Soros, no? Un nostro telespettatore ha chiamato prima dicendo che esiste il complotto di Soros che vuole sostituire la popolazione europea con la popolazione africana. Ecco, che ne pensi di queste teorie che poi diventano ingigantite, diventano poi, come dire, delle mezze verità, soprattutto in chi vuole credere a queste mezze verità? Guarda, come dicevamo, no, non sono nuove. Cioè, prima di Soros c'erano i protocolli di Save the Sion, poi è venuto il piano Calergi e poi appunto è venuta l'idea di Soros. Ma perché? C'è tutto un legame comune che è quello nei confronti degli ebrei. Tutte queste storie della sostituzione etnica, del controllo delle razze, via dicendo, appunto, vengono tutte associate poi agli ebrei che vogliono conquistare il mondo, che vogliono controllarlo. C'è una bella dose, di antisemitismo che ormai dura da più di un secolo e oggi Soros, che per quanto non sia un santo per quello che ha fatto in passato, però di fatto è l'icona perfetta per continuare questa propaganda anti. Quindi secondo te c'è un fondo di antisemitismo oltre a un calcolo politico o un possibile calcolo politico? C'è una paura, c'è la paura del diverso che esiste da sempre. E la condizione in cui ti pongono, guarda che in verità questi vengono qua a farti del male, perché quindi hai capito che c'hai la paura della sicurezza e via dicendo, ti fai l'idea, te la costruisci pian piano e dici cavolo, però ne parlano tanti e alla fine forse hanno ragione. E questo è un altro concetto che cerco anche di spiegare nel libro, che c'è anche quella sorta di percezione della massa in cui quando vedi più persone che parlano dello stesso argomento
forse ti viene qualche dubbio che quell'argomento forse sì, è vero. Forse è vero. Ecco, esatto. Però oggi prevale, almeno così dicono gli studiosi, prevale nelle persone, come dire, la volontà di credere a ciò che a loro interessa o ciò di cui loro sono convinti. Allora la mia domanda è questa: che forza ha, che impatto ha il cosiddetto fact checking, cioè quando si scopre che una notizia è falsa e viene denunciata come tale, qual è l'efficacia reale di questa denuncia a fronte di un convincimento molto profondo, no? Molto, molto forte da parte di chi invece crede in quella notizia falsa? Allora, praticamente noi sappiamo, io parlo per me e per i miei colleghi, i fact checkers, i banker, sappiamo benissimo che ci sono delle persone estremamente polarizzate, che sono convinte fino al midollo di quello che, in cui credono, ma il nostro lavoro soprattutto non è verso nei confronti di queste persone, ma soprattutto in quella massa di, diciamo, ecco, immaginiamo tra il bianco e il nero, indifferentemente da cosa sia bianco, nero, buono o cattivo, nel mezzo c'è una massa di diversi sfumature di grigio. Quelle sono le persone che non sono ancora troppo estremizzate da una parte o dall'altra. Ecco, noi andiamo a lavorare su quelle persone affinché non vengano troppo fagocitate negli estremi che potrebbero appunto causare più che altro divisioni e non più dialogo fra le parti. Ok, io perché abbiamo voluto intervistare David Puente? Intanto per invitare i nostri telespettatori a leggere il suo libro, di cui facciamo vedere Pino ancora la copertina. È un libro pubblicato, dicevo, da Solferino, che è la casa editrice del Corriere della Sera, Il Grande Inganno. Perché proprio in questi, l'altro giorno sulla Repubblica, una inchiesta molto interessante spiegava come in Italia, come l'Italia sia il paese in cui molto più di altri queste campagne, queste ultime campagne elettorali sono state condotte sulla rete, con grandi investimenti anche in rete. E nella prefazione del libro di David Puente, Enrico Mentana dice, Enrico Mentana, che lo dico per i nostri telespettatori, è anche il direttore di David Puente, che lavora nel sito di Mentana, dice che il problema del nostro tempo sono le bufale che circolano dal basso. Ecco, in questa circolarità delle notizie self-made, cioè fatte dagli stessi utenti, no? Qual è diciamo, il rischio? Perché io credo che ci sia un rischio per la nostra democrazia. Tu ne sei convinto oppure no? Guarda, è chiaro che ci sono sempre state anche dall'alto, ok? La questione dal basso è la seguente: se tu credi a determinate bufale, a determinate situazioni, anche diciamo, al limite dell'assurdo, chi diciamo, dall'alto vorrebbe imbrogliarti sa benissimo che tu sei una persona che già casca in qualcosa di più piccolo, quindi può imbrogliarti con qualcosa di più grande. Quindi il mio obiettivo nel libro è quello di fare attenzione alle cose grandi, però attenzione che quelle cose grandi ci arrivate attraverso le cose piccole, che magari sottovalutate. Sì, perché tra l'altro, ecco, una cosa che dimentichiamo, l'uso dei social network, per esempio, del computer, permette agli algoritmi che nessuno conosce, soltanto pochi, di in qualche modo capire il tuo orientamento, i tuoi desideri, le tue percezioni e di spostarti automaticamente verso quella direzione, perché anche questo è un altro dei grandi problemi della democrazia. Ti voglio fare marketing. Esatto. È marketing. Però è marketing, marketing applicato alla politica diventa poi abbastanza, diciamo, ci metterei un punto interrogativo. Ti faccio un'ultima domanda: perché soltanto una settimana fa Facebook in Italia ha cancellato 23 profili, scusami, nei quali erano pubblicate notizie false? Cioè, perché siamo arrivati soltanto così tardi a questa cancellazione? Allora, intanto voglio chiarire con i telespettatori, Facebook non ha cancellato quelle pagine in quanto contenevano le cosiddette fake news. Sono state fatte altre violazioni. La maggior parte delle violazioni fatte a queste pagine erano spam, quindi venivano diffusi contenuti ripetitivi in maniera automatica nonostante le segnalazioni ai gestori. Ah. In più c'era la gestione da parte delle stesse pagine attraverso di account falsi, cioè l'utente non può su Facebook avere multi account, soprattutto di diverso nome gestiti dalla stessa persona. E queste sono solamente due delle motivazioni, poi c'è l'incitamento all'odio, ci sono i contenuti di violenza, sessuali e via dicendo. Però per quanto riguarda le notizie false, Facebook ha un altro approccio e non è un censore da questo punto di vista, al contrario,
perché Facebook, quando c'è una segnalazione a Facebook appunto di un contenuto probabilmente falso, ci sono dei fact checkers che collaborano con Facebook che forniscono un articolo correlato. Quindi magari voi vi trovate l'immagine, il memes o meme come li chiamiamo noi, che contiene la bufala, e sotto Facebook vi propone l'articolo per spiegarvi di che cosa si tratta. In questa maniera le persone hanno la possibilità di vedere l'errore e capire cosa c'è che non va. Ho capito. Va bene, io ringrazio David Puente, facciamo vedere ancora una volta la copertina del suo libro, Il Grande Inganno. Consiglio a tutti di leggerlo, anche perché insomma è molto interessante, spiega questi meccanismi, aiuta tantissimo a capire che cos'è la rete. Oggi il 92% degli italiani si collega almeno una volta al giorno a internet, quindi diciamo è un qualcosa che riguarda tutti, che interessa tutti, perché oggi viviamo nella società della rete e quindi non possiamo, secondo me, non avere qualche strumento in più per identificare ciò che accade in questo mondo virtuale, che poi lo chiamiamo virtuale ma in realtà poi è il mondo reale. Grazie David, grazie mille. Grazie a voi, buona serata. Buona serata. Bene, noi torniamo tra due minuti e discuteremo anche con la nostra ospite Elisabetta Fatuzzo questi argomenti, questo problema, diciamo, della democrazia che si deve confrontare anche con le bugie in rete. Due minuti. (031) 3300655 il nostro numero di telefono. Riapriamo la diretta telefonica con i nostri telespettatori. Abbiamo in studio l'avvocato Elisabetta Fatuzzo, candidata di Forza Italia nella circoscrizione Nord-Ovest, esponente del Partito Pensionati. Ecco che il nostro telefono suona, perché stiamo parlando ovviamente di elezioni europee, di quello che succede però anche in Italia, e abbiamo aperto una finestra anche sulle false notizie con un collegamento con un collega. Pronto? Vincenzo Favina. Buonasera Vincenzo. Saluto lei, saluto la sua ospite. Buonasera. Signora Fatuzzo, non sono d'accordo su quello che ha detto sulle pensioni, sulla rivalutazione, no? Sì. Un qualcosa di rivalutazione, ce l'avranno pure quelli che prendono più di 1.500 euro, e lei lo sa. È dal 2001 che le pensioni non vengono rivalutate con la stessa percentuale. Ogni anno un governo si inventa, fino a 5 volte ti do il 100%, fino a 6 volte ti do il 4, nel 2008 a 8 volte minimo hanno dato niente, no? Poi la Fornera ha bloccato 2 anni, un altro anno abbiamo preso niente perché quell'ente inutile dell'Istat ha detto che non era aumentata la vita, no? Solo loro non aumentava la vita, no? Quindi per correttezza diciamo la verità, cioè, anche perché poi no, non sta bene non dire la verità, no? Sull'euro, quando siamo entrati nell'euro, nel mese di marzo del 2002, alla fine del mese, ci siamo accorti che compravamo la metà di quello che compravamo nel mese di febbraio, ma non per il cambio dell'euro. Il governo è stato il primo che ha messo la schedina a 1.000 lire un euro, il sindaco di Milano è stato il primo che ha messo il biglietto a un euro e non costava 1.900 lire, no? La marca da bollo, la tassa lì da 14.000 lire a 14 euro, la pizza da 4.000 lire a 4 euro, ho visto una camicia in vetrina a febbraio 50.000 lire, a marzo era 50 euro, no? Però allora invece che controllare i prezzi, bisognava controllare chi faceva i prezzi, è stato un cattivo esempio lo Stato, no? E il signor Berlusconi ha detto siamo il libero mercato, io mi ricordo quando diceva siamo il libero mercato, però quando siamo entrati nell'euro queste cose andavano controllate, siamo arrivati al punto tutti a morire di fame, e le crisi così si creano, se io compro la metà. I parlamentari hanno fatto 10 milioni, 10 mila euro allora, no? I cittadini 2 milioni, che era un signore con 2 milioni. Con 2 milioni era un signore allora. 1.000 euro sei un morto di fame. Cioè, va bene. No, ma è chiaro, la polemica è di vecchia data, ma sempre attuale. È chiaro, Vincenzo. Vi saluto con grazie, la grazie. Mi scusi, sì. Signora Fatuzzo, ma per quello che ho detto sulle pensioni, le rispondiamo, Vincenzo, grazie. Buonasera. Allora, io ho detto la verità.
cioè che questo governo ha tagliato la rivalutazione, l'ha bloccata, il blocco è totale e l'ha fatto nel 2011-12 la Fornero. Questo governo ha tagliato la rivalutazione, cioè dal 1 gennaio 2019 doveva scattare la rivalutazione piena, cioè rientrava in vigore la rivalutazione precedente al blocco della Fornero. Quindi c'era la rivalutazione piena, è stata pagata la rivalutazione piena a gennaio, febbraio, marzo. Con il 1 di aprile tutti coloro che hanno una pensione superiore a 1.500 euro al mese lordi si sono visti abbassare un po' la pensione, ok? Perché si è applicato il taglio della rivalutazione. Dopo le elezioni europee, mi ascolti bene, a giugno ci sarà il conguaglio, cioè l'INPS tirerà via dalla pensione il gennaio, febbraio, marzo di rivalutazione in più che ha pagato e che invece in base alla legge che ha approvato questo governo non doveva essere pagato. Non è un caso forse dopo le elezioni? No, non è un caso, è stato chiesto apposta all'INPS per non disturbare la campagna elettorale delle europee. Cioè io penso che la verità sia che si dica ai pensionati che c'è stato questo taglio della rivalutazione, invece il Premier Conte ha fatto la conferenza stampa dicendo ma tanto i pensionati non se ne accorgeranno perché solo l'avaro di Molière potrebbe accorgersi di qualche centesimo in meno o di qualche decina di euro in meno. Io spero che i pensionati se ne accorgano perché secondo me è molto grave quello che è stato fatto, perché siccome le pensioni erano bloccate, ormai sono ferme da parecchi anni con i vari blocchi, finalmente da quest'anno si poteva avere di nuovo la rivalutazione. L'efficacia della pensione di cittadinanza, secondo lei, perché i dati dicono che circa il 17% delle domande relative al reddito di cittadinanza riguardano le pensioni di cittadinanza, cioè l'adeguamento delle pensioni più basse fino a 780 euro. Secondo lei, voi avete fatto dei calcoli su questo? Sì. Sentiamo il nostro telespettatore e poi dopo ci risponde. Pronto? 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 Sì, buonasera, con chi parlo? Luca. Da dove chiama Luca? Da Milano. Prego, prego. Pronto, mi sente? Sì, sì, la sento. Lei spenga la televisione o abbassi l'audio e ci parli direttamente al telefono. No, abbasso questo mattino che abbasso come al solito. Ok. Da Milano. Prego. Niente, io volevo dire una cosa. Mi sente adesso? Sì, sì, la sentiamo bene. Okay. Parli più forte, ma la sentiamo bene. Io volevo dire alla signora Catuzzo, al deputato Catuzzo, all'avvocato Catuzzo, perché in Italia non cambia niente da 30 anni e si continua sempre così in questa maniera? Da 30 anni che andiamo avanti così, o almeno da 20 anni, facciamo da 20 anni che magari è meglio, perché non cambia niente, anzi va tutto a peggiorare. Da quando è entrato il signore di prima, da quando è entrato l'euro, ha avuto ragione. L'euro è entrato il 1 di febbraio del 2002 e anziché cambiare, migliorare, è andato a peggiorare. Oggi siamo nel 2019 e si va a peggiorare. Però per un totale almeno di 25 anni, perché tutto rimane così? Abbiamo 600 parlamentari che parlano, 300 senatori che parlano, ma alla fine non cambia niente, rimane tutto così. Va bene. Io non so se si ricorda uno signore, volevo dire una cosa. Settimana scorsa ho chiamato e avevo detto che Salvini si atteggiava a Ducetto. E qualche giorno dopo le testate di quasi tutti i giornali hanno detto che Salvini si atteggiava a Ducetto. Io ancora non lo sapevo perché non avevo letto i giornali, perché sono venuti fuori qualche giorno dopo. Io l'ho detto un giorno prima. Adesso mi sono accorto che Salvini non lo paga più nessuno. Da una settimana all'altro è cambiato tutto. Salvini non è più Ducetto, ma dopo una settimana mi sono accorto che Salvini non lo paga più nessuno. Cioè, perché non cambia niente? Perché non si fa una politica... Sentiamo la risposta della nostra ospite, grazie. Un attimino, signor Dario, perché siamo quasi una settimana. Mi piace Luca, la fermo perché dobbiamo dare una risposta. Grazie. Cioè, Luca dice, secondo lui da 20 anni non cambia niente, anche lui ha messo l'accento sul fatto che l'euro è stato un problema. Sì, allora l'entrata in vigore, come è entrato l'euro e come lo abbiamo recepito nel sistema, sicuramente lì ci sono stati errori, no? Perché l'avete raccontato voi prima, c'è stato un... Sì, diciamo un che è imputato, Berlusconi a Tremonti è stato imputato di non aver mantenuto più a lungo, diciamo, la doppia possibilità, la possibilità di pagare sia in lire sia in euro.
quella cesura rapida nei tre mesi ha provocato uno sbalzo in avanti dei prezzi. Sì, perché lì secondo me c'è stato il giochino un po' da parte di tutti ad aumentare i prezzi invece che fare... Vabbè, comunque, ormai è passato, cerchiamo di risolvere il problema adesso da qui al futuro, perché se continuiamo a vivere nel passato non andiamo avanti. Ecco, facciamo guardare però i due minuti di Milena Gabanelli in cui si spiega, secondo ovviamente la tesi di Milena Gabanelli, in cui si spiega che cosa è cambiato in meglio secondo lei rispetto all'Europa. Andiamo a Pino con il filmato numero 2, mettiamolo in onda a colori come sempre perché così vediamo anche in maniera più chiara le infografiche del report. Prego. All'Europa abbiamo dovuto cedere un po' di sovranità. In Europa tante cose ancora non funzionano, ma tanto invece senza l'UE non avremmo mai potuto avere. Il mercato unico, 24 milioni di imprese e un sistema che dal 90 al 2017 ha portato 3 milioni e 6 di posti di lavoro in più e ha aumentato di 1.050 euro il PIL pro capite per ogni cittadino. A questo pilastro è ancorato l'euro, uno shock che però ha garantito la stabilità monetaria. Nel 90 pagavamo il 10% di interesse sul debito. Oggi è poco più del 2, l'inflazione era al 6,6, oggi all'1,2. L'accordo Schengen vuol dire domani mattina posso decidere di andare a vivere, studiare, a lavorare in Francia, Germania o in uno dei paesi dell'UE. Nessun Stato da solo avrebbe potuto dar vita al progetto Erasmus, borse di studio che hanno cambiato la vita finora a 9 milioni di studenti che hanno potuto studiare nelle università straniere, 840.000 sono italiani. Sono nati a Bruxelles gli standard minimi di sicurezza alimentare con l'obbligo di etichettatura insieme al sistema di allerta che notifica in tempo reale in tutti i paesi il sospetto di contaminazioni e porta all'eventuale ritiro del prodotto. 19 notifiche solo il 24 aprile. E poi c'è il Safety Gate che segnala i prodotti tossici, 2.200 soltanto l'anno scorso, cosmetici, tessuti, giocattoli, più della metà arriva dalla Cina. L'80% invece delle norme ambientali che riguardano la qualità dell'acqua, dell'aria, le bonifiche sono direttive UE, i singoli paesi hanno sempre fatto poco. Il roaming, dal 2012 le tariffe per il trasferimento dati sono calate del 90% e dal 2017 aboliti i supplementi. Se verranno completate tutte le riforme, il PIL dell'Unione potrà crescere di 1.700 miliardi l'anno. Chi ci deve pensare è il Parlamento europeo, cioè i politici che i cittadini domenica prossima andranno ad eleggere. Ai cittadini quindi decidere se tutto questo deve essere rafforzato, indebolito o implodere. Abbiamo pochi secondi prima della pubblicità. Lo scenario che ha delineato Milena Gabanelli è uno scenario positivo, con ovviamente dei problemi, però l'Unione Europea garantisce più ricchezza a tutti, più salute, più benessere. Ecco, c'è il rischio che tutto questo fra qualche mese o fra qualche anno non ci sia più? Secondo me sì, perché credo che ci siano potenze straniere che lavorano per dividere l'Europa e per disgregarla. Mi riferisco alla Cina, la Russia, agli Stati Uniti stessi, perché anche Trump è un sovranista e ha chiuso le porte all'Europa, è molto meno collaborativo, ma soprattutto la Russia e la Cina credo che siano il pericolo. La Cina in particolare, infatti mi stupisce che il governo abbia fatto quell'accordo sulla Via della Seta e che stesse per dare in mano il 5G, no, il settore delle telecomunicazioni ai cinesi, meno male che è intervenuto il Presidente della Repubblica e si è fermata la cosa, perché io credo che siamo davvero sì sotto attacco. Credo che l'Europa sia un bellissimo sogno, noi dobbiamo migliorarla, dobbiamo arrivare a un'Europa che sia un po' più vicino ai cittadini, che ci sembri più vicina, però la Gabanelli ha elencato alcuni
dei vantaggi che ci ha portato l'Europa, anche la pace, 70 anni certo, di pace. Ecco, questo è un grande prima elemento, dell'Europa infatti, ci facevamo la guerra l'un l'altro. Sì, questo è un grande elemento che non bisogna mai dimenticare, ma sì, ovviamente molti giovani soprattutto non lo sanno, se lo sono dimenticati, per loro sarebbe inconcepibile una guerra tra la Germania e la Francia, o tra la Francia e l'Italia, o tra la Germania e la Polonia, quando invece purtroppo soltanto 70-75 anni fa tutto questo era una tragica realtà. Andiamo con la pubblicità per l'ultimo stacco, torneremo parlando proprio della guerra che c'è in atto tra la Cina e gli Stati Uniti, ed è una guerra che riguarda anche noi, la guerra della tecnologia. 2 minuti. Si vota fra poco più di 4 giorni e noi stiamo discutendo di questo e di altro con Elisabetta Fattuzzo, candidata di Forza Italia nella circoscrizione Nord-Ovest, esponente del partito Pensionati. Parlavamo prima di andare in pubblicità di questa guerra vera e propria, una guerra tecnologica. Gli Stati Uniti hanno deciso di bloccare sostanzialmente non soltanto la vendita dei telefoni e della tecnologia cinese, Huawei in particolare, negli Stati Uniti, ma adesso hanno anche obbligato le grandi aziende a non fornire più il software. Quindi, ecco, questo, come dire, per far capire che la guerra, quando è vera, è una guerra che vale anche moltissimo, perché Huawei, non dimentichiamolo, è il secondo produttore al mondo di telefoni. Pronto? Buonasera. Buonasera. Io volevo dirle... Come si chiama? Sì, mi chiamo Gianfranco. Da dove chiama Gianfranco? Io chiamo da vicino Cermenate. Ok, prego. Volevo dirle che non ho fiducia di questa classe politica, di nessuno, e soprattutto di questa gente che andrà a rappresentare l'Italia nel Parlamento europeo. Questi giorni abbiamo ascoltato tante cose. Ci sono pochissimi programmi, gente inventata, gente che è lì così... Uno che addirittura si è fatto fare uno slogan come il carosello, voglio la caramella che mi... Non sono persone realmente convinte, vanno per portarsi a casa un buon stipendio, per farsi i loro interessi, ma non certamente per rappresentare l'Italia, ma ne sono sicuro al 100%, perché fino ad oggi questa gente cosa ha fatto? Cosa ha fatto? Mia mamma è pensionata, lei crede che il partito dei pensionati ha tutelato mia madre che ha un mucchio di spese nella pensione dopo 40 anni, 42, il partito dei pensionati ha tutelato mia madre, ma quando mai? Ho dovuto vendere una casa per mantenerla in una casa di riposo, perché col modello ISE io devo vendere perché ho qualcosa. Questa signora... Sì, è lì così, va bene. Bisogna dare 50 euro per il ricalcolo della pensione a un signore che ha il suo stesso nome, quando il patronato alcuni lo fanno gratis. Voi portate a casa i vostri interessi, i vostri interessi, come fa il governo adesso che aveva promesso il taglio delle accise alla benzina. Si sono aumentati lo stipendio, non l'accise. Grazie Gianfranco, grazie. È una telefonata molto critica, insomma, e sostiene che insomma, voi non avete difeso in realtà i pensionati, almeno cioè, la sua mamma quantomeno, però in generale diciamo. Guardi, io non so cosa dirle, io cioè, se uno parte prevenuto c'è poco da dire. Io le ricordo che il Partito Pensionati ha sempre battagliato a favore dei pensionati. Poi le dico quello che ho fatto io in consiglio regionale, oltre ad aver fatto approvare la legge per mettere le telecamere nelle case di riposo e nelle strutture per disabili contro i maltrattamenti degli anziani, ho fatto approvare anche la legge di Regione Lombardia contro le truffe agli anziani, perché anche qui prima regione in Italia ad aver approvato una legge di questo tipo, perché è un tema, quello della sicurezza degli anziani e delle truffe degli anziani, molto grave. Io ho numerose altre iniziative che potrei ricordarle, ma in difesa dei pensionati siamo scesi in piazza tantissime volte, ecco, anche contro la legge Fornero. In un paese come il nostro, dove diciamo, la percentuale delle persone anziane è sempre maggiore, no, sul totale della popolazione, ha senso avere un partito dei pensionati o forse sarebbe, glielo chiedo, sarebbe meglio che tutti i partiti avessero politiche molto precise sugli anziani?
Perché l'impressione è che un partito dei pensionati rimasto un po' piccolo non riesca a essere così efficace come potrebbe invece essere, diciamo, non produce politiche così efficaci come potrebbero essere quelle dei partiti maggiori. Guardi, noi non siamo cresciuti per un semplice motivo, che non abbiamo spazio sui mass media nazionali come hanno altri, o non siamo riusciti noi a manipolare Facebook come altri hanno fatto, i social come altri hanno fatto. Ma io sono convinta che il partito pensionati abbia un senso, così come il partito dei lavoratori negli anni passati è stato utile per portare dei benefici ai lavoratori, nel senso di diritti ai lavoratori. Oggi che i pensionati non sono tutelati da nessuno, perché pur essendo in tutti i partiti, poi alla fine però il partito sono dei il lavoratori bancomat di tutti. Erano i socialisti, erano i comunisti, sì, insomma, no. Non erano era, diciamo, problema, qualcosa trasversale. L'unico certo. modo per cambiare le cose è entrare in politica. Sentiamo l'ultima telefonata, pronto? Buonasera, mi scusi se richiamo, ma non si può, sono pagani, ah, non buonasera, si può permettere di far dire... Qui si sono aumentati lo stipendio questo governo. Uno può dire tutto quello che vuole, ma è falso. Stanno diminuendo il numero dei parlamentari e nessuno stipendio è stato aumentato. Quel signore si sogna. Mi scusi se ho richiamato. No, ma si figuri, Pagani. Grazie. Grazie a lei. Arrivederci. Buonasera. Ecco, mancano soltanto pochissimi istanti. Dobbiamo parlare di questa storia della guerra commerciale, cioè... La guerra tra Cina e Stati Uniti poi non è che riguarda solo Cina e Stati Uniti, riguarda anche tutti noi, perché poi alla fine anche i consumatori europei utilizzano i prodotti sia americani sia cinesi. Così, diciamo, per finire questa trasmissione, lei che cosa pensa che succederà dopo le elezioni europee? Cioè quale sarà lo scenario che si apre dopo queste elezioni? In Italia? Diciamo sì, in Italia, ma non solo. Anche in Europa, allora, visto che noi votiamo per le europee. Io spero che in Europa vincano le forze moderate, che Forza Italia arrivi con molti eurodeputati, perché Forza Italia crede nell'Europa e quindi ci tiene a modificarla. Altri partiti sono euroscettici, non credono nell'Europa, quindi andranno al Parlamento europeo i loro deputati, si siederanno dai banchi degli euroscettici e non incideranno nelle politiche che noi invece dobbiamo andare a modificare per avere maggiore benessere. In Italia spero che rafforzando Forza Italia si possa creare un'alternativa di centrodestra in ecco, vista ma il centrodestra esiste ancora, perché anche allora, non solo Salvini, ma la stessa sì. Giorgia Meloni adesso ha lanciato l'idea di un governo soltanto Lega e Fratelli d'Italia, dicendo che Forza Italia bisogna capire perché Berlusconi propone Draghi, poi non si capisce bene, insomma. Berlusconi non ha proposto Draghi, ha solo ha espresso parole di stima nei confronti di Draghi. Sicuramente Draghi sarebbe un ottimo presidente del Consiglio, sicuramente migliore dell'attuale, quantomeno come competenze. Ma secondo lei il centrodestra c'è ancora? Assolutamente, il centrodestra non esiste senza Forza Italia, perché Forza Italia è il centro, se no ci sarebbe solo la destra. In più in Europa la Meloni andrà in un gruppo parlamentare diverso da quello di Salvini, quindi non capisco tutta questa vicinanza che dice di avere con i sovranisti quando in realtà faranno due gruppi differenti, quindi non vanno d'accordo neanche sulla visione di Europa. Per cui il centrodestra esiste, il 4 marzo è la coalizione che ha avuto più voti, nei numeri non è riuscito a governare, ma figurarsi se togliamo Forza Italia, che è la forza, diciamo, molto più numerosa come numeri di Fratelli d'Italia, come può esistere un centrodestra. Va bene. Io ringrazio Grazie. Elisabetta Fatuzzo per aver diciamo, con noi partecipato a questa trasmissione, che era l'ultima della serie dedicata ai partiti in vista delle elezioni del 26 di maggio. Grazie a tutti. Arrivederci. Buonasera. Il Dario Sauro, in collaborazione con... Intrecciamo esperienza e innovazione. Dal 1935. Saati. We Cross Innovate.